Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, eccoci qua nella sede di Biolab nella località di Montecchio, Valle Foglia di Pesaro. È una serie di programmi che faremo per 5 puntate, quindi ci incontreremo anche le prossime 5 settimane per parlare di questa straordinaria realtà, davvero un fenomeno eccellente della nostra provincia per quello che riguarda la sanità. E per introdurre queste 5 puntate abbiamo con noi oggi il dottor Michele Calcinare, che è il direttore responsabile del Biolab Pesaro. Buonasera a tutti. Dottore, abbiamo già detto brevemente dove ci troviamo, qui siamo nel suo studio. Il Biolab, una realtà, l'abbiamo definita, straordinaria, eccellente, della provincia di Pesaro Urbino. 5 centri in provincia, la possibilità e il programma di aprirne altre a altri centri anche fuori regione, quindi ci illustri un po' la realtà di Biolab. Allora, Biolab nasce nel 1978, quindi sono 45 anni di attività quest'anno, quindi già un bel obiettivo raggiunto. E abbiamo 5 sedi a Pesaro, Montecchio, Fano, Calcinelli e Marotta. E si copre quindi tutta la provincia? Si copre quindi tutta la provincia, esattamente. Abbiamo 3 laboratori per analisi chimico-cliniche, un laboratorio sempre in questa sede per esami istologici, quindi un laboratorio di anatomia patologica, più 2 punti prelievo, uno a Pesaro e uno a Marotta. Quando abbiamo detto che qui siamo di fronte a una struttura che lavora nell'eccellenza, l'abbiamo fatto a ragion veduta, dottore, perché ce lo diceva prima, in realtà Biolab è a tutti gli effetti un istituto di ricerca. Esatto, Biolab è un istituto di ricerca che collabora con numerose università, Urbino, Ferrara, Bologna, Tor Vergata. Questa voglia di fare ricerca non nasce fino a se stessa, ma nasce dietro una politica aziendale che ci accompagna fin dall'origine, che è quella dell'attenzione al paziente. E il nostro personale sa che deve porre la massima attenzione al paziente e proprio la voglia di porre questa attenzione ha fatto sì negli anni che Biolab facesse ricerca per trovare il gold standard nelle varie metodiche, ovvero la miglior tecnologia per poter fare determinate analisi. La ricerca del gold standard si fa facendo sperimentazione e noi la facciamo in collaborazione con le università che vi ho citato poco fa. Sì, il che vuol dire, ci diceva il dottore, che a qualunque prezzo, costi quel che costi, Biolab si mette in condizione di offrire la strumentazione migliore alle persone che si rivolgono a questo laboratorio per fare il loro percorso clinico. Poi parleremo anche proprio tra pochissimo dell'ultima parola. Mi diceva una cosa prima il dottore interessantissima, che loro qui hanno un giro in generale di oltre 100.000 persone che frequenta il laboratorio Biolab, e la cosa straordinaria è che li conoscete tutti. Sì, noi abbiamo oltre 100.000 pazienti e li chiamiamo per nome, la maggior parte, ecco, li conosciamo per nome e conosciamo la loro storia. Questo anche perché siamo in tanti dentro Biolab, abbiamo oltre 50 dipendenti e quindi facendo la divisione il numero poi non è così altissimo, insomma. Quindi pensate l'importanza di questo aspetto. Il dottore li ha definiti prima pazienti, persone che in realtà sono pazienti che frequentano questo centro e gli altri della provincia, e oltretutto la parola chiave di cui vi accennavo poco fa, che sarà il tema della prima puntata di questa serie organizzata insieme a Biolab e che vedrà protagonista, vedete fra poco, un medico molto conosciuto nella città di Pesaro ma in tutta la provincia. La parola chiave è prevenzione. Sì, la parola chiave è prevenzione, perché con la prevenzione si risolvono i problemi, quindi facendo prevenzione riusciamo a garantirci una qualità della vita superiore. E proprio per questo abbiamo deciso di dedicare la prima puntata a questo argomento. Vi seguirà il dottor Turrini, che è uno dei medici di Biolab,
sentite con lui cosa ha da raccontarvi sulla prevenzione. Sarà molto interessante, anche perché in realtà noi dal dottor Libero Turini, dal quale andremo a minuti, in realtà gli vorremmo togliere il lavoro, perché se noi lavoriamo bene con la prevenzione, poi in effetti l'intervento del medico sarà minore. Grazie dottore, ci vediamo alla prossima puntata. Buona giornata. Ed eccoci qui, come aveva annunciato il dottor Calcinari, nello studio del dottor Libero Turini. Buonasera. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottore, grande esperienza, dal 2017 lei collabora con la struttura di Biolab dopo aver svolto per tanti anni, conosciutissimo a Pesaro, la professione di medico di medicina generale. Quante volte, chissà, si sarà dovuto confrontare con i pazienti che dopo che hanno digitato su internet tantissime parole, si sono rivolte al dottor Google, sono poi arrivate dal dottor Libero Turini e gli hanno chiesto: dottore, ma mi dica una volta per tutte, cosa significa salute? Ma fino a qualche tempo fa, è una domanda questa molto interessante, perché fino a qualche anno fa, con la parola salute, si intendeva l'assenza di malattia o di infermità. Recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il concetto di salute come una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale. Questo termine sociale ha cambiato completamente l'idea di salute, perché con il termine sociale si mette in relazione l'individuo con l'ambiente che lo circonda e con il prossimo. Quindi si comprende bene che in questa complessità la richiesta di salute ha raggiunto livelli altissimi. Uno dei motivi per cui questa richiesta è elevata è l'invecchiamento della popolazione, che è responsabile delle malattie neurodegenerative, metaboliche, cardiovascolari, ed è legate anche coincide con una grave mancanza di medici e di personale sanitario. Il tutto è avvenuto ultimamente è stato aggravato da una pandemia come quella da SARS-CoV-2. Si comprende quindi come sia più semplice pensare alla prevenzione della malattia piuttosto che alla terapia o a risolvere i problemi quando questi sono già insorti. E lei non a caso prima ha utilizzato il concetto di socialità. Abbiamo sentito il dottor Calcinari che ha insistito tantissimo sull'attenzione al paziente. Noi abbiamo detto quindi ovviamente attenzione alle persone, perché poi sono le persone che in realtà sono gli esseri umani che frequentano anche una struttura come questa per sapere meglio di se stessi come comportarsi nei confronti della loro salute, e ha già accennato l'importanza della prevenzione. Sembra banale, ma quando si dice prevenire meglio che curare si dice una grandissima realtà. È vero, fanno parte della prevenzione tutte le misure utili a prevenire la comparsa, la diffusione e la progressione delle malattie, oltre che ovviamente a limitare i danni irreversibili quando la malattia è già in atto. La forma classica, che è la prevenzione primaria, comprende tutti gli interventi destinati ad ostacolare l'insorgenza delle malattie nella popolazione, combattendo le cause e i fattori che le determinano. Gli interventi quindi cosa fanno? Mirano a cambiare le abitudini e i comportamenti scorretti. Un esempio fra tutti è il fumo di sigaretta, che in Italia fa 43.000 morti ogni anno, e ogni fumatore perde in media 14 anni della sua vita. Pensi un po' quindi che assurdità, con quello che costano oltretutto le sigarette. Ci sono persone che comprano sigarette,
per tanti motivi si ritrovano in questo circolo vizioso, fumano, spendono soldi per stare peggio. Ma immaginiamo che non sia l'unico esempio nel quale, facendo una corretta prevenzione, si possono davvero evitare problemi con le malattie. Certamente, rientrano fra le misure di prevenzione le vaccinazioni e l'attività di profilassi immunitaria. I progetti di educazione, di sensibilizzazione e di informazione. Un esempio è l'educazione alimentare nelle scuole. Un esempio forse più pratico per scendere proprio sul terreno della medicina vera è quando io sottopongo una bambina di 11-12 anni di età a vaccinazione contro il papilloma virus, prevengo in quella bambina un'eventuale futura insorgenza di tumore del collo dell'utero. Pensate quanto è importante. Dottore, ci spostiamo in un altro ambiente del Biolab per approfondire questi argomenti. Dottore, ci siamo trasferiti sul lettino, adesso io tra un pochino mi stenderò, lei mi farà una visita e io le dirò: ma se sono qui, ormai c'è poco da parlare di prevenzione. Invece in realtà non è così. Non è così, perché il medico parla di prevenzione in ogni momento della sua professione e addirittura il medico è sempre medico anche quando non indossa il camice. La prevenzione è un momento quindi continuo nella vita di un medico, avviene quando la visita è in ambulatorio, come in questo momento, oppure al domicilio del paziente, a casa del paziente. Del resto non si fa altro che parlare di colesterolo, di obesità, di diabete, di ipertensione arteriosa. Quindi ogni momento è valido. Del resto i momenti della convivialità, quelli più belli della nostra vita, sono anche quelli più pericolosi. Basta pensare a che cosa non succede quando andiamo in pizzeria o al ristorante. Tutti quanti mangiamo esageratamente rispetto alle nostre necessità. Pensate quindi sedervi a tavola col dottor Turrini, che sapete che in quel momento comincia giustamente a trasferire la sua professione, anche in quel momento a farsi... Anche io ho i miei vizi, E quindi anche lei si autopreviene determinate cose. A mia volta sono paziente anch'io. Però lei ha toccato un tema interessantissimo, che è quello della professione a 360 gradi. È molto bello quello che ha detto, perché il professionista di coscienza è veramente sempre in tutti i momenti della vita, quindi certo. Al di là delle battute, è vero che ogni momento è buono per poter dare qualcosa di importante. Esattamente. E consideri un'altra cosa, dottore, che quando poi si parla di prevenzione anche nei termini di malattie importanti, quali possono essere per esempio l'infarto, l'ictus, che sono tra le principali cause di decesso a livello nazionale, ma non solo. Sì, il medico a questo proposito ha uno strumento eccezionale a disposizione, che è la carta del rischio cardiovascolare. È una carta adottata a livello internazionale che tiene conto di 6 parametri, che sono l'età, il sesso del paziente, l'abitudine al fumo di sigaretta, l'ipertensione, la glicemia e il colesterolo. Questi 6 parametri, trattati opportunamente con un algoritmo, danno in pochi secondi l'idea di quanto rischi il paziente di ammalare di un evento vascolare maggiore come l'infarto o l'ictus nei successivi 10 anni di vita. Ogni medico dovrebbe adottare questa abitudine nell'uso della carta del rischio cardiovascolare in ogni momento e con qualunque paziente, anche quando il paziente afferisce a lui per motivi diversi da quelli del cuore o dell'ictus.
E qui ci rivolgiamo ai giovani: non pensate di essere esenti da un discorso di prevenzione, perché chiaramente stare attenti alla propria salute, prima si inizia a farlo, meglio è, dottore. I giovani non sanno quanto rischiano. Ovviamente non mi rivolgo a tutti i giovani, ci sono quelli che si comportano bene e quelli che si comportano meno bene nelle loro abitudini e nello stile di vita. Basti pensare all'uso o abuso che fanno dell'alcol o delle droghe, soprattutto nel fine settimana. Questo uso di sostanze, oltre a rappresentare un rischio per la propria salute, basti pensare a cosa non succede al nostro cervello con l'uso di alcol o di droghe, o addirittura al cuore, al nostro fegato, rappresentano anche un rischio importantissimo per la popolazione tutta. Basti pensare agli incidenti stradali del fine settimana che sono proprio provocati dall'abuso di queste sostanze. Quindi attenzione ragazzi, mi raccomando, quelle del dottore sono parole d'oro. Pensiamoci sempre in qualunque situazione prima di metterci al volante. Andiamo adesso, dottore, a scoprire l'ultimo ambiente di questa intervista e ci spostiamo nella sala riunioni del Biolab. Dottore, ma arriva un momento particolare poi nel quale il medico vuole saperne di più e magari chiede al suo paziente, alla persona che ha di fronte a sé, di fare le analisi. Sì, spesso questi accertamenti, queste analisi di controllo sono programmati e questo avviene nei pazienti cronici, nelle persone affette da malattie già diagnosticate, dove sono previsti dei protocolli di controllo della malattia. Mi viene in mente il diabete oppure le malattie tumorali, dove le persone vengono chiamate periodicamente a controllare e quindi sono in follow up con l'oncologo che stabilisce quando e quali esami e accertamenti fare. Ma se parliamo di persone sane, il tutto dovrebbe essere demandato al medico di famiglia, il quale conosce bene la persona e stabilisce insieme a questa persona quali accertamenti fare. Indicativamente posso dire che una volta all'anno tutti noi dovremmo recarci dal proprio medico e sottoporci ad una visita medica e in quell'occasione stabilire gli esami da effettuare. Ha pronunciato anche uno dei concetti che magari più spaventa, più fanno paura alle persone, quello del, ha pronunciato la parola oncologia, qualcosa che ha a che fare con comunque le malattie peggiori come possono essere i tumori. Esistono degli esami che permettono proprio di evidenziare quelli che poi sono in realtà i markers tumorali. Grazie della domanda, questa è una domanda importantissima, perché è vero che esistono delle sostanze che vengono chiamate markers tumorali. I marcatori tumorali non sono altro che degli ormoni, delle proteine che in particolari condizioni l'organismo produce in risposta alla presenza di malattie neoplastiche. O addirittura è il tumore stesso a produrre queste sostanze. Le persone sono tentate di richiedere questi marcatori tumorali proprio perché pensano che la loro esclusione nel sangue sia sinonimo di salute, di benessere. Le cose non stanno proprio così, perché esistono i falsi positivi e i falsi negativi. Immagini che cosa non succede quando un marcatore tumorale
viene riscontrato in una persona, oltre a determinare ansia, angoscia e depressione in quel paziente, mette in moto tutto un meccanismo di ricerca da parte del medico che si trova costretto a richiedere accertamenti e indagini a volte approfondite, costose e addirittura indaginose per il paziente stesso. Il tutto con una non certezza della malattia. I marcatori tumorali sono importantissimi nel momento in cui la malattia tumorale è già diagnosticata, perché ci permettono di seguire l'andamento di questa malattia. Se io ho una persona in cui un determinato tumore è in remissione, a distanza di tempo la ricerca di questo marcatore, del marcatore relativo a quel tumore, mi può svelare se c'è una ripresa della malattia, se c'è un peggioramento oppure se ancora la malattia è in remissione. Dottore, l'ultima domanda poi la lasciamo al suo lavoro, già le abbiamo preso tanto tempo questa mattina per realizzare questa puntata. Ci interessa sapere, perché prima ce lo ha accennato quando ci preparavamo per questa chiacchierata, di conoscere l'esatta differenza fra familiarità ed ereditarietà a livello di patologia. La familiarità è una situazione in cui nella stessa famiglia si hanno più casi della stessa patologia. Mi viene in mente il tumore della mammella, che spesso può colpire nonna, madre e figlia. E quando è che si ha familiarità? Quando nella stessa famiglia due o più individui si ammalano della stessa malattia. Questo vale per il tumore del colon, vale per l'infarto del miocardio e per altre malattie. Le malattie ereditarie derivano invece da modificazioni genetiche del nostro DNA e vengono trasmesse da uno o entrambi i genitori ai figli. Nel caso ci siano nella storia familiare casi di malattie genetiche, è raccomandata la consulenza preconcezionale. Pensate quindi che sottigliezza è stato capace di spiegarci il dottor Turini, perché è davvero difficile immaginarsi questa differenza fra familiarità ed ereditarietà, che molto spesso noi erroneamente facciamo coincidere l'una con l'altra. Dottore, grazie davvero. Grazie a voi. Vi rimandiamo alla prossima puntata del nostro viaggio alla scoperta di Biolab. Saremo a Fano. Continuate a stare con Rossini TV. Buona serata a tutti.